Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vediamo a confronto foto e video di Galaxy S22 Ultra e Google Pixel 7. Confronto che per alcuni di voi risulterà un po' forzato, ma fidatevi se vi dico che dopo aver visto questo video avrete un'idea ben precisa di come sarebbe andato il confronto con un Pixel 7 Pro al posto del 7 liscio. Galaxy S22 Ultra e Google Pixel 7 sono dotati di sensori fotografici principali di dimensioni simili, rispettivamente da 108 megapixel sul Samsung e da 50 sullo smartphone di Google. Per l'ultra grandangolo invece si affidano entrambi a sensori da 12 megapixel, anche se va detto che quello del Samsung è di dimensioni maggiori e che quello del Pixel è abbinato ad un'ottica con un angolo di visione decisamente più stretto. Per le foto zoom il Pixel sfrutta la parte centrale del suo sensore principale per gli ingrandimenti 2x, dopodiché va in interpolazione, mentre il Samsung può contare su due teleobiettivi, un 3x e un 10x. E infine all'anteriore troviamo un sensore da 40 megapixel sul Samsung e da 10.8 sul Pixel. Ma come ben sapete la gran parte di queste specifiche ci dicono ben poco, perché la vera partita si gioca sull'elaborazione delle immagini. Dunque, bando alle specifiche e via con il confronto. Prima di iniziare ringrazio l'azienda Spigen per avermi fornito queste cover per Galaxy S22 Ultra, produttore di accessori che vi consiglio, non per influenza dell'azienda, ma perché, come potete constatare dal mio storico acquisti su Amazon, sono anni che utilizzo le loro cover per i miei smartphone e mi ci sono trovato sempre benissimo. La Liquid Air è una delle mie preferite in assoluto, perché è leggera e abbastanza sottile, piacevole al tatto ed elegante grazie alla particolare texture, non ingiallisce e garantisce un'ottima protezione. Poi c'è quella trasparente, decisamente protettiva, ideale per chi non vuole rinunciare ad ammirare il colore del proprio smartphone. E infine abbiamo questa cover decisamente più rugged, per chi non vuole rinunciare al massimo grado di protezione, anche per le fotocamere. Link Amazon delle cover Spigen in descrizione, disponibili anche per Pixel 7, e che volendo potete visionare nella mia recensione di quest'ultimo. Negli scatti ultragrandangolari Pixel 7 fa quasi sempre un lavoro migliore di S22 Ultra, andando a compensare meglio le alte luci, schiarendo maggiormente le ombre, catturando più dettagli e riproducendo i colori in maniera più naturale, tranne in qualche caso in cui lo smartphone di Google vira troppo al magenta. D'altra parte S22 Ultra offre un angolo di visione più ampio, realizza comunque delle buone foto ultra-wide diurne e si rifà a sera con degli scatti ultragrandangolari che sono quasi sempre più dettagliati di quelli del Pixel. Gli scatti panoramici diurni realizzati con la fotocamera principale sono quasi sempre migliori su Pixel 7 perché mostrano una gamma dinamica più ampia, sempre grazie alla miglior compensazione di forti luci ed ombre, mentre per dettaglio se la giocano, anche se S22 Ultra fa meglio in situazioni come questa perché soffre meno di lens flare, e inoltre è capace di catturare più dettagli con l'apposita modalità 108 megapixel, modalità che permette di sfruttare la piena risoluzione del sensore, che invece è assente su Pixel 7. Nelle macro a soggetti colorati come i fiori, meglio il Pixel, per la messa a fuoco un po' più precisa e la migliore interpretazione dei colori, fermo restando che anche S22 Ultra fa molto bene. In questa serie di foto in interna il Samsung ha interpretato quasi sempre meglio la scena reale, visto che la luce ambientale era giallina. Tuttavia il Pixel esibisce un miglior algoritmo di contenimento del rumore. Nelle foto serali in presenza di illuminazione artificiale, nel complesso fa un po' meglio il Pixel, ma del Samsung apprezzo particolarmente la miglior capacità nell'esporre le fonti luminose e il fatto che soffre meno del Pixel di lens flare. I ritratti 1x del Pixel, oltre ad essere molto più ravvicinati di quelli del Samsung, risultano preferibili sia per dettaglio che per incarnato, mentre fra i ritratti 3x del Samsung e 2x del Pixel, che offrono un livello di ingrandimento molto simile, sono complessivamente migliori quelli del Samsung, grazie ad un livello di dettaglio notevolmente superiore e molto più naturale.
Quelli del Pixel invece risultano ancora una volta più corretti nell'incarnato. Dunque, se preferisco quelli del Samsung, è semplicemente perché alla sovraesposizione di S22 Ultra si può rimediare facilmente, mentre non è possibile aumentare la definizione delle foto del Pixel senza renderle ancora meno naturali. Le foto zoom dal 3x in poi vengono ovviamente meglio su S22 Ultra grazie alle sue ottiche dedicate, mentre tirando in ballo un livello di ingrandimento 2x, in modalità automatica cattura più dettagli il Pixel, perché sfrutta la porzione centrale del suo sensore principale, a differenza del Samsung che va in interpolazione. Tuttavia, attivando la modalità 108 megapixel, il Samsung cattura più dettagli, almeno di giorno, anche negli ingrandimenti 2x, anche se, d'altra parte, specialmente nelle zone d'ombra, si può notare parecchio rumore. Gli scatti delle fotocamere frontali in modalità ritratto vengono complessivamente meglio sul Pixel 7. Nei video diurni Pixel 7 mostra un filo di definizione in più e una miglior gamma dinamica, mentre a sera risulta preferibile S22 Ultra perché soffre meno le fonti di illuminazione diretta e almeno con la fotocamera principale e lo zoom 3x mostra più dettagli e meno rumore, con l'unico difetto da ricercarsi nel colore un po' troppo tendente al giallo quando sono presenti molte luci di questo tipo. È inutile negarlo, nella quasi totalità delle situazioni di scatto che non richiedono uno zoom che vada oltre il 3x, Pixel 7 realizza foto migliori di S22 Ultra. Dunque è facile intuire che nella sfida con un Pixel 7 Pro, il Samsung perderebbe anche in tutte quelle foto che richiedono un livello di zoom dal 5 al 9x, visto che il top di gamma di Google con il suo teleobiettivo periscopico copre meglio quel range. Con questo ovviamente non voglio dire che S22 Ultra non sia ancora un ottimo camera phone, perché lo è. Tuttavia reputo che Samsung con l'ormai prossimo S23 Ultra debba fare un lavoro di fino sul software per riuscire a raggiungere il livello degli ultimi Pixel 7. Lavoro che se portato a termine potrebbe regalarci un camera phone davvero eccezionale, considerando che Samsung al momento monta forse le lenti migliori del panorama smartphone, visto che a differenza dei top di Google ed Apple, i suoi serie S soffrono molto meno di lens flare. Detto ciò, spero che abbiate apprezzato il mio confronto fotografico tra Galaxy S22 Ultra e Pixel 7, dei quali vi lascio il link in descrizione per l'acquisto e per supportare al contempo il canale, oltre al link per iscrivervi al mio canale Telegram, che vi consiglio di seguire per prendere visione degli scatti non compressi degli smartphone che recensisco e per non perdervi le migliori offerte relative al mondo della telefonia. E attenzione che non pubblico decine e decine di offerte al giorno come altri canali. Dunque tenete attive le notifiche, perché quando vi segnalo qualcosa si tratta sempre di sconti interessanti. Arrivati a questo punto, vi chiedo di farmi sapere nei commenti se vi piacciono più le foto del Samsung o del Pixel. Oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.